Ciao a tutti ragazzi, come avete visto, oggi vi parlerò della mia ultima lettura, La storia infinita. Ho trovato questa edizione al Feltrinelli qui a Napoli ed è dell'Atea ed l'ho pagata 10 euro. È stato un ottimo investimento. Ora vi racconterò un po' le mie impressioni. Mi sono avvicinato all'acquisto di questo libro perché in questo periodo è passato un paio di volte il film della storia infinita. È uno dei film che ho visto sempre quando ero piccolino, mi aveva affascinato e leggendo che Ende, lo scrittore, aveva partecipato al soggetto, pensavo che il libro ne fosse la copia. Invece poi, dando ancora di più una scorsa su internet e informandomi, so che Ende addirittura provò a far togliere dai titoli di testo del film, il primo dei tre film, il suo nome, perché riteneva la storia stravolta. Quindi mi sono detto di cercare di leggermi il libro per farmi un'idea e capire, secondo me, se erano paragonabili o se uno dei due, la versione cinematografica oppure la versione in formato libro, cartaceo, era migliore, prediligevo, che sensazioni mi davano, se era la fiaba e basta. Allora, in primis sono rimasto molto colpito da questo libro perché, pur se questa edizione non ha la doppia scrittura in rosso e in verde che divide il libro della storia infinita che legge Bastiano e la storia di Bastiano mentre legge va in soffitta, è comunque una versione molto accattivante, soprattutto i capi lettera che sono decorati. Fa di questo libro, che è pure un libro corposo perché sono 436 pagine, un libro godibile. Godibile e che per le prime 250 pagine ricalca quasi in modo identico il film. E allora io arrivato a pagina 250 pensavo che finisse la storia, invece le altre quasi 100, quasi 200 pagine, 180 pagine, che cosa c'è? Beh, c'è molto e secondo me c'è materiale per far sì che si possa fare una nuova trasposizione cinematografica più comprensiva, perché ciò che non c'è nel primo, che fra i tre film è il migliore della storia infinita, in questo libro, secondo me, in questo libro se ne può trarre una nuova, come detto già prima, una nuova versione migliorata. Infatti leggevo che pare che siano stati acquisiti i diritti di nuovo per cercare di trasporre diversamente la storia infinita. Ovviamente questo romanzo è un metalibro, quindi è un libro nel libro, e a un certo punto non si capisce quali sono le due realtà, perché ovviamente Ende è molto bravo nel racconto. È un libro che forse leggerò, io sono sulla soglia dei 30 anni, alla mia età è utile perché ha sfumature interessanti. Poi ovviamente c'è Atreio, l'eroe per eccellenza, protagonista del libro, che ovviamente strida all'inizio per contrasto con Bastiano Baldassarre Bucci, il buon Bastia. Per la mia gioia, Falcor, il drago della fortuna, qui si chiama Fukur. E vengono tratteggiati altri personaggi molto interessanti, la popolazione. È un libro, secondo me, è un romanzo, non è una fiaba vera e propria. Ha degli elementi fantasy, sicuramente, però non fantasy pesante. Non quei fantasy leggende del nord Europa, non fantasy che ti prende, la fantasia all'ennesima potenza posta al centro. Dei desideri esauditi, fai ciò che vuoi, Laurin. È un bel libro, è un romanzo di formazione sicuramente perché porta a far sì che Bastiano, Baldassarre Bucci, BBB, riesca ad avere un percorso compiuto all'interno del libro. I personaggi che ovviamente affascinano di più sono Atreyu, perché è un grande e un personaggio che mi piace un po' di meno è sta principessa Occhi di Desiderio, ma non dico altro perché sennò faccio spoiler, è
Perché si ha una funzione di guida nei confronti di Bastiano, ma alla fine non so, mi ha colpito particolarmente. La cornice di tutta la storia è molto bella perché comunque non si capisce bene il periodo nella cittadina dove si svolge almeno la storia di Bastiano. È anche intelligente. Il momento in cui si parla delle persecuzioni, tra virgolette, che subisce Angheria e subisce Bastiano, ma in maniera molto molto mutata, tanto da non farlo sentire, non appesantire il contenuto del romanzo. È interessante anche la struttura geografica di Fantasia, le descrizioni, i vari popoli che si inventano autore, i nomi fantastici. Poi ho letto, ancora più carino, che il libro è diviso in capitoli. Ogni capitolo inizia con la lettera dell'alfabeto con il corrispondente. Sono 26 capitoli, 26 lettere dalla A alla Z. E questa è anche un'altra cosa particolare, molto molto interessante. Quindi Michael Ende è iper promosso, è iper consigliato, è un libro da leggere, è un libro che veramente forse sa, nella battaglia tra ebook e carta. Penso che un libro come La storia infinita, avere la consistenza di tenerlo in mano e leggerlo conferisce una, secondo me, una ricchezza che ti fa sentire, cavolo, lo voglio cartaceo. Non mi nascondo che sono rimasto estremamente deluso dal fatto che questa versione non abbia il doppio colore. La Tea, volevo dare pure 2 o 3 euro in più. Poteva farla questa scelta bicromatica, purtroppo non è stato così. Io l'ho comprato alla fine, dicevo, spesi bene. Che altro dire? Ovviamente il libro surclassa il film, cioè non c'è proprio paragone. Gli altri due film dei tre, questa perché la storia è finita. Il secondo prende spunto da parte di questo libro, ovviamente. Il terzo è totalmente apocrifo, come viene detto su Wikipedia, ma ritengo che il primo fra i tre film sia quello più accettabile. Letto il libro, questa è la mia definizione di film accettabile, perché il libro può fare da canovaccio a un ottimo film, sinceramente, perché ci sono alcuni aspetti veramente interessanti, l'incontro con i sapienti, tutta la parte che si inventa Bastiano. E qualcosa di bello, anzi, un suggerimento potrebbe essere quello: approfondite in un'eventuale trasposizione cinematografica tutta la seconda parte, cioè far sì che il film possa essere un accenno della parte di come Atreyu chiama di fatto Bastian, ma poi una larga parte su come Bastian rimodula, ripensa e riscrive la storia infinita vivendola. Secondo me è qualcosa da approfondire e che mi fa dire che questo libro mi piace parecchio. Ora vi lascio, vi solo preannuncio che sto iniziando a leggere un altro libro molto molto dalle prime pagine interessante e carino, ne ho parlato nel mio video precedente come acquisto ed è Il giardino delle nebbie notturne, la copertina è stratosferica, cioè, penso, spero, mi auguro, la scelta vedete bene. Ve ne parlerò prossimamente, non so se nel prossimo video ancora di più. Poi volevo concludere perché voglio parlare di una cosa secondo me fondamentale, il servizio bibliotecario a Napoli. Esiste a Napoli la Biblioteca Nazionale e all'interno della Biblioteca Nazionale la sezione americana George Fitzgerald Kennedy. Online si trova opac.bnn, poi lo troverete su Chrome. Per tutti i residenti in Campania e Napoli, ragazzi, andateci. La sezione americana è fantastica. Ci sono libri in lingua, ne potete prendere due per un massimo ovviamente di un mese. I libri sono a vista. Gli autori ovviamente spaziano da Foster Wallace. Purtroppo solo un libro in lingua italiana che ho già letto, breve interviste, di uomini schifosi che ho già riportato, quindi lo troverete lì in biblioteca. E
E poi spazia la LIC, per fortuna tutti in lingua italiana, tra cui c'è anche UBIC. Stamattina sono passato a riportare il libro di Foster Wallace, volevo prenderlo, però poi ho detto devo finire tutti quelli che ho, perché sennò è drammatica questa situazione, sto comprando solo libri. Però è abbastanza fornita, arriva, mi è stato detto, fino al 1979 come edizioni. Però alcuni grandi classici ci sono, quindi si trovano. Anche nella biblioteca invece poi nazionale, l'altra sezione, la procedura di prestito è un po' più complessa, cioè fototessera e potete, però si trovano. Io da lì ho preso per esempio come un romanzo di Pennac, sinceramente è stato ottimo che l'ho preso in prestito perché l'ho letto in un giorno, mi ho risparmiato 5 euro. Invece quello di David Foster Wallace mi è piaciuto, però non l'avrei mai comprato, sinceramente. Mi avete trovato, è stato di grandissimo aiuto, quindi suggerisco a tutti. È a Piazza del Plebiscito all'interno del Palazzo Reale. Gli orari sono 8:30, 18:30, da lunedì al venerdì. Invece, solo per la Biblioteca Nazionale, alcune volte aperto anche il sabato in mattinata. Per la Biblioteca Nazionale, il problema è che molte volte, quando chiedo un libro, passa una mezz'oretta per farvelo trovare e per dirvi se ce l'hanno o meno. La sezione americana, andate, entrate in queste due stanze, vedete il libro, quello che vi piace, prendete e ve ne andate tranquillamente, lo riportate dopo un mese e non c'è nessunissimo problema. Spero di esservi stato d'aiuto anche in questo, e perché io i libri sì, li compro online, li compro molte volte dalla Feltrinelli, ma li vendo soprattutto anche usati, ora anche in prestito, perché sennò accumulerei libri ovunque, e quindi meglio fare così. Bene, al prossimo video, arrivederci.